Contenti? Contenti? L'avete voluto? Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua, eccola qua, la famosa eliminazione che già pronosticavo ad agosto. Dopo la partita con l'Atletico, dissi, beh sì, si sono riacceso un pochino di speranze, ma molto, molto, molto quasi nulle. Perché come dico sempre, la partita non l'hai persa stasera, l'hai persa anche stasera e analizzeremo presto perché. La partita l'hai persa nel tempo. Hai perso facendoti ingroppare all'andata. Da, eri a un centimetro dal 3-1. Te la sei fatta recuperare. In casa con l'Atletico, nonostante errori arbitrali che ti hanno determinato il risultato, per carità, ti sei fatto recuperare. A Porto non sei sceso in campo. In casa col Porto potevi vincere tranquillamente. Non l'hai fatto. Ti svegli alla penultima partita e bimbo, svegliandoti all'ultima partita, e se la perdi poi non ti puoi lamentare perché hai perso l'ultima partita. Andiamo per ordine. Milan che parte in campo bene. Se dobbiamo guardare i primi 20 minuti, ha giocato meglio il Milan stasera di Madrid. Di Madrid, assolutamente. Tanto che alla prima cosa inutile trova il gol. Il famoso essere determinanti, il famoso essere cinici, opportunisti, è stato ascoltato per una volta, perché poi l'anattacco non aveva fatto più niente. Poi ovviamente, come sempre, ci siamo abbassati, abbiamo subito. 3 partite su 6 di Champions League, eri in situazione di vantaggio, ti sei fatto recuperare, sempre. Perché come l'avversario fa un pochino di possesso palla che ti magari ti legge le linee, sei fottuto. E oggi i gol sono dovuti da errori grossi. Primo gol del Liverpool, che sì, si fa saltare come un birillo, che sì. Vuole 9 milioni l'anno. Che si vuole 9 milioni l'anno vuole che si. E si fa saltare come un birillo. Che si vuole 9 milioni l'anno a tu per tu col portiere. Non gliela para, gliela spara addosso. 9 milioni l'anno. 9 milioni l'anno. No, non so se è chiaro. 9 milioni l'anno. Poi Origi lo salta, tira, magna ampara. Responsabile perché quella parata poteva anche evitare di respingerla lì. Arriva Salah al volo, non è l'ultimo arrivato e la mette sotto la traversa. Bene, si va a riposo, si ritorna in campo peggio di prima. Fai 5-10 minuti di livello, dove tra l'altro ti negano un rigore che io l'avrei rivisto. Rigorello, diciamo che in Serie A l'avrebbero dato, però secondo me è un rigore che c'era. Più che altro c'era o non c'era, se ci dai contro quello che hai dato all'Atletico Madrid a Milano, ci dai questo a favore, ma per forza. Cioè, non ci sono cazzi, lo devi dare. Cioè, se ci dai un rigore così contro, ci dai altrettanto a favore. Però non è questo che determina quanto Tomori che fa la stronzata. Poi, per carità, è il giocatore con cui mi posso meno incazzare. Perché comunque sì, ti ha fatto perdere una partita, che comunque anche avessimo vinto 1-2-0... saremmo usciti uguale. E meglio così, perché meglio fuori che in Europa League. Questo voglio metterci la firma, l'ho detto anche alla reaction che pubblicherò. Meglio fuori che in Europa League. Tomori ti ha sbagliato quasi nulla dall'inizio, anzi neanche dall'inizio stagione, da quando è arrivato al Milan ti ha sbagliato niente Tomori. Le partite che hai perso non le hai perse per colpa di Tomori. È mancato lui, ha preso 7 gol in 2 partite. Quindi capite un po' che difensore che è. Tra l'altro il difensore che ha avuto le palle di andare su quel pallone e trovare il gol del pareggio. Quindi, scusate, il vantaggio. Quindi non gli si può dire niente a Tomori. Lì ha fatto la stronzata, ne hanno approfittato. Probabilmente stava ancora pensando alla Salernitana, che quando gli regali palla sbaglia da sola, probabilmente, nonostante il colore sia rosso, anche quello del Liverpool, è andata male. Del resto, prova... amorfa, prova priva di forma,
Anche quella di Romagnoli, prova normale. Quella di Hernandez, prova normale. Quella di che sì, prova grave. Però anche Brian Diaz prova sotto la sufficienza. Cioè, se devo fare un calcolo generale, salvo Tomori per il gol, anzi, è un 50 e 50. Posso salvare, vabbè, Romagnoli, stronzate, non ne ha fatte a parte salire qualche volta al centrocampo. Posso salvare Tonali. Mi sto ancora chiedendo perché l'abbia tolto. Salvo Tonali. Ibra, se non facesse alcune stronzate, salverei anche lui, ma del resto, ragazzi, niente. Cioè, posso salvare Messias, che ti dico, vabbè, è un po' inesperto, un po'. La partita era così importante per merito suo, quindi. Anzi, ha trovato anche degli spunti interessanti Messias, quindi non me la sentirei di bocciarlo pienamente. Però del resto, ragazzi, poca roba. E adesso qui voglio aprire un attimo il capitolo Ibra. Voglio capire perché fa certe cose. La stessa cosa l'avevo già denunciata contro il Sassuolo. L'avevo ridenunciata contro il Genoa e la ridenuncio oggi. E non vorrei poi arrivare a doverla denunciare ulteriormente contro l'Udinese. Io, con quella buona anima di Ibra, che poi ragazzi, quando trova le palle per i compagni, è strepitoso. Cioè, Ibra con un tocco ti manda in porta. E l'avete visto. Stasera ha messo 3-4 palle interessantissime per i compagni. Poi vabbè, il compagno è Krunic. E probabilmente ce lo siamo già scordati che gli ha messo la palla. Però Ibra mette le palle interessanti. Fa gol quando fa il calcio da fermo, quando la palla gli viene lì. Quando ha spazio, non è libero di una volta che di certo si fa fare sportellate per fare gol. Ecco, mettiamola così. A quel punto di vista purtroppo è una perdita. Però, per l'altro lato, non ragiona. Ibra non ragiona. Mi dispiace dirlo, è un giocatore al miglior attaccante degli ultimi 20 anni dopo Messi e Ronaldo, mi dispiace. Ibra non ragiona. E arriva una palla di che sì, potevi prima. Può fare quel che vuole, può stare da difensore. E le qualità per saltare l'uomo Ibra ce le ha. Non venitemi a raccontare stronzate. Va sulla linea di fondo per mettere cross, che ovviamente viene ribattuto la difesa. Non ha senso. Perché? Oltre al fatto che sta sempre fuori gioco, anche stasera 4-5 fuori giochi gratuiti regalati al Liverpool. Sbaglia i modi, Ibra. Sbaglia i tempi e i modi. Una volta lui vedeva la porta, tirava. Se non entrava, ci prova un minuto dopo, faceva gol. Adesso, quando gli capita la palla, non sai che fa. Quando potrebbe tirare, non tira. Quando non deve tirare, tira. E a volte, purtroppo, è determinante questa cosa. Poi, sicuramente, la media di Giroud, che è 1,95 m e di 10 2 all'aria ne perde 11, quindi insomma, quello gli va reso atto. E qua, purtroppo, devo ammettere che i singoli fanno differenza. Una differenza, ragazzi. Cioè, per dirvi una statistica, Konaté, il difensore del centrale di Liverpool, che è la riserva di Van Dijk, Fabinho e Joe Gomez. Van Dijk, Fabinho e Joe Gomez, questi tre che potrebbero essere i nostri Kjaer Tomori Romagnoli, il nostro gabbia è il loro Konaté, pagato 40 milioni dall'Ipsia. Se noi avessimo un giocatore da 40 milioni, giocherebbe anche in sedia a rotelle. Non so se è chiara la cosa. Quindi già la differenza sotto questo piano. E poi una squadra, ragazzi, che gioca più che a memoria. C'è una squadra che ha preparato questa partita, è venuta qua per vincerla, l'ha vinta rubando niente, perché alla fine l'episodio di rigore, vabbè, un po' fine a se stesso, rubando niente, sfruttando i nostri errori, cose che non abbiamo fatto. E questa volta, apro una piccola parentesi, era anche difficile da fare perché non ha sbagliato un passaggio il Liverpool, non ha sbagliato un passaggio, cioè 90 minuti. Non mi ricordo un passaggio sbagliato da Liverpool. Rendiamoci conto. L'hanno preparata, ragazzi, hanno lasciato due titolari. E sono due titolari che praticamente hanno deciso la partita. Perché Salah trova il gol del pareggio e Mané propizia il gol del vantaggio. Mané fa la parata di istinto, anche piuttosto bella, dopo la perdita di Paolo Tomori. Ori di testa, la insacca, quindi. E quindi abbiamo un po' di rimpianti sul livello realizzativo, sul livello concreto. Abbiamo un po' di rimpianti di stasera. Sul
livello purtroppo del risultato l'avessimo vinta 1-2-0 non sarebbe bastato. Quindi poco importa, poco importa. Poco importa perché io dico sempre, l'ho detto dall'inizio, dalla prima partita, quella che giocò fuori casa con Liverpool, meglio fuori che in Europa League, sempre detto ragazzi. Perché vai a fare i playoff a febbraio, poi ottavi, quarti, ragazzi, no. No, non sarebbe sostenibile a livello fisico, a livello mentale. Adesso c'è il campionato, c'è una barra due partite di Coppa Italia, quindi gestiscitela così che va già bene. Che poi se no il troppo stroppia. Poi magari il prossimo anno, con qualche investimentino, con qualche soldino da parte, con qualche di qui, con qualche di là, magari un po' di giocatori arrivano e alzi il livello. Però quest'anno potevamo dare di più in questo girone, cioè io mi aspettavo di non passare, però mi aspettavo un pochino di più su tutti i fronti, più che altro sul fronte mentale, perché non è possibile che 3 partite su 6 vai in vantaggio e ti fai rimontare, non è possibile. Cioè tu ci puoi avere di fronte chiunque, però lo fai una volta, lo puoi fare 2 volte, ma la terza no. Cioè è un piano anche mentale. Hai perso 4 partite quest'anno, mi hai perso 4 partite. No, 5, 5. 3 Champions League, Liverpool. No, 6 partite. 4 Champions League, 3 campionato. Liverpool, Atletico Madrid. Liverpool di nuovo e Sassuolo. 4 di 6, si è andato in vantaggio. E lì si è fatto rimontare. E questo dovrebbe dire la lunga. E tra l'altro, Liverpool, Atletico Madrid. Liverpool e Sassuolo sono andati in vantaggio nel primo tempo e scende in campo nel secondo con un altro atteggiamento. No, Sassuolo no, perché il Sassuolo stavi 2-1 sotto. Però comunque sia, fa parte del pacchetto, parti bene e ti inculi. Perché sostanzialmente è quello. Io ragazzi vi ringrazio di questo video, avevo tante cose da dire, probabilmente non l'ho detto in maniera congrua perché ho la testa veramente che mi bolle. È stata una serata difficile, una serata dove mi aspettavo più che una vittoria, una buona prestazione, cosa che non è stata pienamente. Preferivo uscire di più a testa alta di quello che è stato. Quindi ragazzi, io vi invito a lasciare un like, uscirà domani, massimo dopodomani, la reaction di questa partita. Grazie della visione e appunto state connessi perché poi ci sarà Udinese-Milan. Tanto ragazzi, ora premessa piccola, faccio un passo dietro al campionato. L'Udinese ha cambiato allenatore. C'è un allenatore di riserva come traghettatore. Quindi vediamo di fare le cose a modo. Punto. Grazie, la visione ragazzi, alla prossima.